Salve a tutti, buongiorno, ben arrivati. Welà Gren, welà Cesare, come la va, ragazzi? Tutto bene? E nessun segnale. E mi sono dimenticato di cambiare gioco. E aspettate. Ok, ci sono. Ok. Perfetto. Eccoci. Allora. Ciao Andrea. Buongiorno, ben arrivato. Come la va? Tutto bene? Come state, ragazzi? Come è iniziata questa mattinata? Allora, dove eravamo arrivati? Mi sa che ne abbiamo recuperati due su tre. Sappiamo chi è il terzo. Dobbiamo fare la quest. Sì, infatti, eccoli. E che ore sono? Le 10:36. Però dovevamo risolvere. L'altra volta no, non ne ho avuto la pazienza. L'enigma. Allora, c'erano due cose prima di ritornare nell'altra zona da fare qua, ovvero credo uno qua che ci portava al complesso di ventilazione, quindi diretto a sud. E esatto, Cesare, esatto, i portali, esatto, esattamente, quelli là. Ci mancava quello e c'era una. Dov'è l'altra? Ah, ok. C'era un'altra missione con delle persone bloccate da qualche parte, ma non mi ricordo se l'avevamo trovati. Onestamente, cioè mi ricordo che avevamo sentito il messaggio di questi che erano rimasti bloccati, ma non mi ricordo se li avevamo trovati, mi sa di no. Comunque adesso ci andiamo. Tutto bene, Gren. Sono un pochino addormentato a dirti il vero. Questi sono Stalker. C'è una tenda. Però no, non c'è niente. C'era una tenda, una misteriosa tenda. O una tenda misteriosa, una delle due. Allora, la direzione è quella giusta. Allora, là ci siamo andati. Qua c'era questa anomalia che non abbiamo capito. Chi sono? Mi sanno di banditi. Io me ne andrei per i fatti miei. Là non ci siamo riusciti ad avvicinare la volta scorsa. Adesso me ne vado per i fatti miei. Non voglio aver nulla a che fare con quelli. Ok. Non mi va di sparare a qualche altro essere umano questa mattina. Ok, quindi era
qui, però noi siamo dovevamo entrare da qua giù e fare, perché noi arrivavamo da qua sotto, quindi era da qua che si passava, da qua sotto tipo. Ok, speriamo no, non sia respawnato nessuno qua dentro. Abbiamo fatto una bella carneficina l'ultima volta. No, ok. Sono ancora tutti morti. Però eravamo passati da sopra? Che non ricordo. Forse sì. Ciao Tenkar, ma buongiornissimo, ben arrivato. Grazie mille dell'host, gentilissimo. Sei triste? Vuoi una banana? Sono freschissime. No, non di qua. Di qua. No, dove cavolo? No. Ragazzi, non ricordo qual è la strada. Che ho detto? Ok. Cioè, l'avevo trovata la volta scorsa. Sono anche un po' di radiazioni. Poi ci sono. Forse ero passato da sopra. Ah, ecco. È chiuso. Ok. Ah, quello lo ricordo, Gren. Quello lo ricordo. Ah, sono tutti disattivati. Cavolo. Aspettate, ce l'ho della vodka con me? Ok. Non l'avevamo fatto così? No, non l'avevamo accesa una volta? Dannazione. Dai, stasera ci dobbiamo riempire una cassa di banane, ragazzi. Ok. Quindi forse così. 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 Ok, forse. Hanno messo il PVP. Carina questa, Cesare. Ok, allora quindi è così. Così. Forse. Così. E così. Ah, no, quella a marzo mi sembra, Cesare. Quindi così, 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 forse. E che cavolo? Così.
così. È rimasto solo questo. Così. E così. Wow! Oasi? È questa l'oasi, ma non stava a Pripyat? Pensavo fosse a Pripyat. Raccogli oggetto, cuore dell'oasi. Devo capire perché ogni tanto con F no, non prende nulla. Oh cavolo. Ah. È vero, quindi cura. Ah, era uno solo, quindi era uno di quelli psionici. Però mi ha sfondato l'armatura. Ok. Ah, avrei potuto salire sopra. Cura sì, Cesare. No, non poco. Quindi ok, l'oasi stava qua dentro. Cosa molto interessante. Quindi qua c'era l'oasi. Che cos'era? Magazzino dei contenitori. Non credo. Ora se il cuore dell'oasi non lo so che cosa fa. Ho preso un colpo. Questo manufatto, rinvenuto al centro della leggendaria oasi, sembra essere una pianta cristallizzata che ha acquisito le proprietà curative dell'oasi stessa. A differenza di quest'ultima, tuttavia, emette intense radiazioni. Ripristina salute, ripristina fame, recupero energetico, guarigione ferite. Cavolo! È un bel artefatto, ragazzi. Non so se lasciarglielo agli scienziati. Perché mi sa che ci servono soldi. Perché mi sa che non possiamo comprare altrimenti la nostra tuta. Là c'era l'elicottero con i campi minati. Mi sa che altrimenti no, non possiamo. Cosa cavolo? Ah, attenzione. Cavolo. Oh. Dannazione. Momento per ricaricare.
Vabbè. No! Oh. Ok. Ok. Ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta. Quindi qua sotto lì mi sa che non ci siamo mai andati. Qua cosa? Ah, qua non ricordo. Non mi sembra di esserci andato. Ma c'erano tante cose carine, Gren. E è molto... Guarda, è assurdo perché ha veramente tantissimi dettagli questo gioco. Era veramente, veramente curato. Sotto il treno c'è roba? Hai ragione, Cesare. Wow, che occhio. Grande. Ciao, Arsenio. Buongiorno, ben arrivato. Come la va? Tutto bene? Che occhio, Cesare. No, qua c'è una strana palude con al centro un'altra cosa strana. Là c'è un passaggio. Laggiù. Sei senza energie per Rainbow Six? Bofur, buongiorno. Io sto abbastanza bene, un pochino addormentato. Perché no, non ho dormito tantissimo stanotte, che stavo cercando di fare una cosa, ma con scarsissimi risultati. Veramente, veramente scarsi. Oh! Cavolo. Ah, dannazione. Quale prendo? Non so come prendere... Ce n'è un altro. Eccolo, l'avevo visto. Avanti. No, sto morendo per le radiazioni. Cavolo. Vabbè. Ah, dannazione. Ma non c'è andare, Bofur, tanto ricrescono.
È una perdita di tempo. Ok. Ciao Shata, buongiorno a tutti, ben arrivato. Ciao Serse, ah, buongiorno ragazzi, come state? Ok. Questi sono amichevoli? E là? Ehi, che cosa ci fai qui? Tornatene da dove sei venuto finché puoi farlo con le tue gambe. Ma siete banditi? Ah, siete banditi. Ok. Me ne vado. No, non sono amichevoli, ragazzi, i banditi. No, non sono più come i banditi di una volta. Dove andavi? Uno faceva il barbecue insieme, si cucinavano salsicce, si beveva rum, si mangiavano banane. Mannaggia. Vero peccato. Mi mancano un po'. Ma è completamente inutile. Si faceva anche carciofi, esatto. Dipende dai banditi, Andrea. Dipende dai banditi. Questi molto probabilmente. Allora, ci sono accampamenti di banditi che possono essere usati per il commercio. E poi ci sono. I banditi che vanno in giro. Di solito i banditi che vanno in giro, cioè che escono al di fuori degli accampamenti, sono alla ricerca di prede. E quindi quelli ti sparano. Quelli negli accampamenti invece per lo più sono come questi. Non sono del tutto amichevoli, però volendo ci puoi contrattare. Dipende un pochettino. Ok, questi sono zombie. Qua noi ci eravamo andati? Mi sa di sì. Mi sa che ci avevamo. Era il posto dove avevamo trovato. Fatemi vedere. Non lo so. No, non mi ricordo se ci siamo andati. Ci siamo andati. Iron. Ok. Scusa Andrea, ma io che questa mattina mi ci vorrà tantissimo prima di riuscire a svegliarmi del tutto. E mangiamoci una salsiccetta. E le salsiccette fanno bene. Chi è che sta. Qui si stanno sparando, però sono proiettili. Che cavolo stai sparando? C'è un altro stalker, ma era un stalker contro banditi, perché vedo un cadavere qui e un altro qua sotto. Mi sa che questi sono banditi. Sì. Ok. Io sono ancora un pochino radioattivo. L'ho presa della. Non aveva della vodka con sé. Ah. Inutile bandito. Oh, poveraccio quello. Scarica. Carica. Proiettili, proiettili, questo lo vendiamo.
Ma ce l'ha con me? Sta continuando a urlare a me? No! Questo però è uno stalker. Io non so che cosa mi sta dicendo. Però questo stalker era carico di roba. Ma veramente carico di roba. Allora, io direi, ragazzi, di... vediamo il cuore dell'oasi quanto ci dà di soldi. Sono contento di aver fatto quella missione. Più che altro... vorrei... poi dobbiamo tornare... Chiudi? Ok. Hey, allora, Mike. L'oasi la cercava... Oh. Lui? Ho trovato l'oasi. Davvero? Quindi esiste? Non voglio fare lo scettico, ma hai riportato qualche prova? Sì, ho portato una specie di manufatto. Dammelo presto! Prendilo. 7000. Porta la prova agli scienziati. Molto bene, vieni pure. Cosa posso fare per te? Beh, 7000, vediamo un po'. Ti serve aiuto? No. Che vende cure. Il PDA uguale al mio. Perfetto. Mi sto portando dietro anche Viper 5. Che non è male. Non è che lui vende. Ma qua non c'è nessuno che... Cioè lui non scam... Cioè non ha tute... Ah, cavolo. Cioè avrei voluto... eccola, sta qua dentro. Però non posso aprire. Ti ascolto. No, io ti ascolto. Che si vede. Ehi, fratello. Bagni. Niente, ragazzi. RIP per noi. Oh. L'ho aperto. Ah. Cioè avrei voluto provare a prendere la tuta qui, però fa niente. Vediamo di qua quanto costa la tuta. Perché ci costa veramente tanto. Dobbiamo controllare, prima di ritornare nell'altra mappa, le armi che abbiamo... Qui, perché qua abbiamo lasciato un lanciamissili di sicuro. No, non ci possiamo portare il lanciamissili a Pripyat. Cioè, forse... Scusate, quanti soldi abbiamo adesso? 26000. In teoria la tuta forse dovremmo riuscirla a comprare con 26000. Che succede, fratello? Forse. Mi dimentico sempre dove sta il... Ah, qua sotto. Fatemi un attimo vedere. Allora. Granate. Allora, le granate ce ne portiamo dietro 6. Questo Viper lo lasciamo qua. Questa è un pochino danneggiata, ma è anche modificata. Proiettili ce l'abbiamo. Questi li possiamo lasciare qua. Questo cibo è troppo.
Questa non ci serve. Questa le possiamo vendere. Questi sono troppi. Perfetto. Questi li possiamo posare. Tanto no, non li utilizziamo noi. Ok. Perfetto. E questi ci servono. Ok. Ci siamo. Possiamo tornare nell'altra mappa. Non credi che lo A uccideranno meno una che pinna random qualcuno qua. manufatto? Di sicuro lo uccideranno se proveremo ad attaccarli. Di che cosa state parlando, ragazzi? Posso intromettermi? Cosa è successo? Mitai i numeri di guai. I banditi hanno iniziato a pretendere una parte dei manufatti trovati dagli Stalker. Noi gli abbiamo detto di farsi un giro perché l'abbiamo pensato che gli Stalker non devono niente a nessuno. E sembrava che la storia fosse finita là. Loro invece hanno teso un'imboscata a quel povero diavolo una volta andato a caccia dei tesori da solo. E ora chiedono un riscatto. Che cosa farete? Torba propone di cedere un manufatto come pagamento del riscatto. Io dico che non dobbiamo dare un bel niente. Se lo faremo sarà come se gli Stalker lavorassero per i banditi. Meglio vendere il manufatto, assumere un bel po' di uomini e attaccare la base dei banditi. Quindi ragazzi, possiamo tentare di negoziare con un manufatto. Possiamo attaccarli in gruppo, li possiamo attaccare da soli. Ah, bella domanda. Non lo so, mi piacerebbe attaccarli in gruppo. Dici anche tu in gruppo, Cesare? Cioè, da soli non so quanti banditi sono, però avete visto che è molto mortale. Dici, Gren, da solo? Poi lo sapete che io e lo stealth non andiamo molto d'accordo. Non lo so, ragazzi. Sono un po'. Dai, proviamo. Solo di notte col coltello stealth easy. Non ci riuscirei mai, Andrea. Ma proprio mai. Entri con due mitra e spari in tutte le direzioni. Dai, andiamo in gruppo. Proviamo. Parla con Grizzly per assicurarti che sia pronto. Proviamo. Non mi fido di te. Neanch'io. E allora? Dove? Qua? Ma stanno lontanissimo. Ma stanno veramente lontanissimo. Cioè, stanno. Cavolo, proprio dall'altra parte. Mi sa che era quel gruppo di banditi che avevamo visto, quell'accampamento di banditi dove eravamo passati prima. Erano di trovare qualcosa decente. Da vendere, da scambiare. Per fare un po' di soldi. Anche se. Perché praticamente dobbiamo poi, dopo di questa, tornare nella prima mappa. Parlare con l'ultima persona che ci serve per il viaggio a Pripyat.
comprare noi la nostra tuta, se non ne troviamo una. E andare a Pripyat. No, non ci serve altro. Sono le ultime cose che ci restano da fare. Ciao Tame, buongiornissimo, ben arrivata. Come la va Tame, tutto bene? Sembra tutto a posto. Sembra tutto a postissimo. Tutto bene, ancora un pochino addormentato, ma niente di che. Mi sveglierò prima o poi, credo. Oh! Oh, cavolo! Ok. Mi hanno sentito, vero? Dannazione, mi sa che mi hanno sentito. Ma sono zombie. Sono un po' lenti, Andrea, per fortuna. Per fortuna che sono un po' lenti. Quando sono in gruppo sono micidiali. Ok. Ci siamo. Allora, quello dovrebbe essere l'accampamento. Quello laggiù. E noi abbiamo l'appuntamento... qua? Non entriamo nell'acqua che di solito è radioattiva. O tossica. O tutte e due. Dannazione comunque che mira che... aveva quel bandito, cioè quello zombie. Cavolaccio. Dovrebbero essere qua. Però perché mi sa che ci aveva detto a luna di notte. Che ore sono? Le 5. Ma c'è un... c'era la possibilità di aspettare? Mi sa di no, vero? No, non c'era il wait? Tipo? No, eh? Cavolo. Ah. Io dovremmo stare fino a luna di notte qua. Quello lo potevi fare se c'era il letto. Però all'aperto non so come fare, Andrea. Mi sa che si può fare solo al chiuso. Una bella fregatura. Vabbè, possiamo finire di esplorare qua. Qua vedo uno stalker.
Ok. Mi faccio i fatti miei. Mi faccio i fatti miei. Là sotto si arriva all'oasi. E niente, ci ritorniamo più tardi, ragazzi. Vediamo intanto se c'era... C'era un altro posto da vedere. Sta un po' cambiando il tempo. Ma prima ne abbiamo incontrati tantissimi tame di cani. Qua c'è, là dentro c'è l'oasi. Abbiamo anche incontrato un cane psionico che si era tipo... E ha creato due illusioni, sembravano tre. I medicinali sono stati collegati nel dispositivo. Cosa? È vero, Tame. Me lo ricordo anch'io. Quello è stato fortissimo. Forse qua dentro troviamo qualcosa. Forse. O è... Non c'è nessuno. Perché non c'è nessuno? Però no, non posso dormire. Perché in questo posto non c'è nessuno? Accendo la luce. Queste non si aprono? No. Quella non si apre. Ovviamente passiamo vicino all'auto. Ci sono le radiazioni. Ciao Dedo. Buongiorno, ben arrivato. Come la va Dedo? Tutto bene? Qua... Qua ci eravamo venuti. Qua già ci siamo stati. Non mi ricordo per quale motivo però. Tutto bene, tutto bene. Beh, bello addormentato però. Riusciremo a svegliarci prima o poi. Prima o poi. Parcheggio. Anomalia bitube. Potremmo tentare di risolvere il parcheggio adesso che abbiamo un pochettino di tempo. Vediamo se effettivamente c'è una maniera per risolvere il parcheggio. Diablo 2 è fantastico, è il migliore dei tre. È veramente uno spettacolo, Tame. Il 2 è sul serio un capolavoro. È veramente, veramente, veramente bello. Stanno cercando di risolvere anche loro l'anomalia. Cosa hai in mente? Devo dire cosa sto facendo? Niente di niente, capisco. Ci si vede. Ehi, fratello. Au! Come ha fatto a...
Ok. No! Cioè, pensavo di... Cioè, non mi aveva... L'avevo lanciato... Vabbè. No, non ci andiamo. Sì, però non ero arrivato alla fine di quell'anomalia, Cesare. C'ero stato, ma non ero arrivato alla fine. Boschetto anomalo, mi sa che non ci siamo stati. Vediamo un pochettino. Allora, lasciamo perdere il barile che... Ah. In verità non si risolvono mai, Tame. Generano ogni tot di tempo... E... dei manufatti. Questo che cos'è? Un bandito? Lasciamolo in pace. Quindi praticamente ci potresti tornare in maniera periodica per prenderti i manufatti nuovi. E per ogni anomalia ci sono differenti manufatti, non sono sempre gli stessi. Quindi magari una volta te ne genera un tipo, un'altra volta te ne genera un altro e via dicendo. Quella è l'anomalia bitume, questa che ho davanti. No, non so che cosa... Cioè, ho visto, vedo delle esplosioni all'interno. Però non so effettivamente che cosa fa. Andiamo a vedere l'anomalia bitume. Ah! Ok. Forse... Eccolo. Preso. Via. 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 Ah. Che cos'è? Fiore di pietra. Già ce l'avevamo. Il fiore. Già ne avevamo trovato uno di fiore di pietra. Quindi forse dovevamo provare a prendere anche l'altro. E niente, che ore sono? Le 18, dobbiamo aspettare l'una, forse conviene andare a dormire da qualche parte. C'è un posto vicino? Forse ci conviene andare al laboratorio degli scienziati, ragazzi, aspettare fino all'una. Perché è l'unica cosa che... possiamo fare. Perché se no, cioè, stiamo veramente... Che cos'è quello? Un topo? Un topo ragno? Ah sì, sono i topi quelli schifosi giganteschi. No, non mi piacciono. Cattivi topi schifosi giganteschi. Cattivi. Però... di qua mi sa che arriviamo al nostro avamposto, dove intanto possiamo vendere un po' di cosette.
Ok. Perfetto. Vediamo quanto ci dà per questa roba. Perché il cuore di pietra già l'avevamo, quindi lo... A parte che alcune sono un po' inutili come manufatti. Lasciamo veramente il tempo che trovo. Non stava qua. Ah no, eccolo. Allora, ti vorrei vedere. Quanto costa? Quanto la vendi qua? 27.500. Ti vendo questo. Due di questi. Questo PDA di Black. Mm. 2008. Ok, vai, vendi. Chissà chi potrebbe interessare il PDA di Black. Parla. Forse a lui? No. Lui? No. Tu? Oh! Эх, пивасикову что ли? Да сумерком. С хорошим. Hai scelto un bel momento per arrivare. Mi serve aiuto. Alla mia età ci sono cose che non posso più fare da sole. A vecchi tempi però. Qual è il lavoro? Noi due andiamo fino a Kopachki. Ci si vede. Quindi lui dobbiamo aspettare. Questo non gli interessa. Lì c'è un'altra quest, quindi. Allora facciamo così. Posiamo sta roba. Ci riposiamo fino a luna. Andiamo a fare quella dei banditi. E poi andiamo con quello a Kopachki. Ok. Troppe. Troppe. Ah, cavolo, una in più. Questi vanno bene. Prendiamocene 10. 6 granate sono troppe. Ok. Quindi dormiamo fino a mezzanotte. Ok. Allora, mangiamo salsiccetta e siamo pronti. Ok. Via, possiamo andare. Ti pareva comunque che si metteva a piovere? Ah, ma è mezzanotte e 53, cavolo, è quasi luna. No, non farò mai tempo. Cavolo. Ok. Bastardo. Ah. Ecco perché odio andare in giro di notte. Veramente. Speriamo di fare a tempo, ragazzi. Ok. Eccoli.
Abbiamo avuto un po' di imprevisti, però ci siamo arrivati. Ok. Ehi, fratello. Bene, siamo tutti. Grizzly mi ha parlato di te. Il piano è semplice. I ragazzi si metteranno in posizione per attaccare intorno al perimetro. Io dalla mia posizione rimanerò alla spinella. Quello sarà il segnale di inizio attacco. Prendi nota delle nostre posizioni e di tutto quello che pensi ti possa servire. Sono sicuro che già sai cosa fare. Sei pronto? Aspetta, dammi un po' di tempo per pensarci su. Salviamo. E siamo pronti. In movimento. Ci penso io alla copertura. Ok. Siamo prontissimi. Sono in posizione. Beh. Ok, ha sparato. Ok. Perfetto. Wow. Oh cavolo. Quello mi sa che fa boom. Mi sa che... Cioè lo intravedo. Cavolo. Ok. Au. È andato giù. Non so che cosa stia sparando. Però vabbè, fa niente. Oh cavolo. No, esci. Ah. Cavolo. Stava là davanti a me. Ah, l'hanno ucciso. Perfetto. Oh no. Ultima musica. Au. Perché mi hai sparato? Ma che cavolo. Là non si vede un tubo. Au. No. È vivo. Era vivo.
Ma cioè, entra dentro. L'ha ucciso? O è stato ucciso lui? Ok. Ah, è morto. Ottimo. Grandi ragazzi. No, ne è rimasto ancora uno? Qua dietro? Cuore a spamaghie. Ancora un passo ed è morto. No, no. No. Avrei dovuto sparare subito. Cavolo. Avrei dovuto sparare subito, ragazzi. Sono stato troppo lento. No, non me l'aspettavo. Vabbè, uccidiamo tutti, poi lootiamo dopo. Cavolo! No, non me l'aspettavo proprio. Oh cavolo! È vivo? Wow! No! Attiva granato! Dannazione, ragazzi, era così andata bene la prima volta. Ah, sono stato fregato. Veramente. Ah, che peccato. Ci penso io alla copertura. Non ci voleva. Avrei dovuto sparargli proprio subitissimo. E invece... Ok. Wow! Cavolo! Au, au! Dannazione. Wow. Dov'è? Perché ce ne dovrebbe essere uno qua dietro, ma no, non lo vedo. Facciamo il giro così? Mettivi allarma, amico. Oh, oh, oh! Cavolo, mica moriva! Ok. Ok. Yeah.
Ау. Получи-ка. Ща мы их... Ok. Ancora un passo. Grazie per avermi salvato. Grazie per avermi salvato. Ok. Ah. Possiamo lootare tutto. Mamma mia, ragazzi. Ok, l'importante è che ce l'abbiamo fatta. Non è stato semplice, però... Ruba, ruba. E più che altro... Cioè, no, effettivamente non c'è nulla di utile. Ciao, Efesto! Buongiornissimo, ben arrivato! Come la vai, Festo? Tutto bene? Manufatto! Anima. Ah, perché questo era uno stalker, non era un bandito. Questo si riesce a vendere. Non vedo cadaveri di altri banditi in giro. Arrappa. Beh, roba che ci siamo guadagnati, ragazzi. Sta roba... Fatta con il nostro proprio... Guadagnata col nostro sangue. Ok. Siamo pronti ad andare? Forse devo parlare anche con lui. Ti ascolto. Dove cavolo è andato? Ci vediamo alla vecchia fermata del treno. Muoviamoci. Ok. E la tuta ancora non l'ho comprata, Cesare. La devo ancora comprare. Volevo finire di far queste quest qua. Ehi, fratello. Ok. Alla prossima. Gli amici di Mitai. 5000. Coordinate ripostiglio. Perfetto. Andiamo a vendere quello che abbiamo trovato. Ovviamente ci teniamo i proiettili. Vieni. Allora, quindi ti vendo questa anima. Wow! 6.008. Ah! Ti vendo due granate. Ok. Siamo arrivati a 41.000. Ciao Gren, grazie mille di essere passato. Che succede, fratello? A più tardi, buona giornata. Quindi adesso andiamo a posare la roba, ripariamo e poi dormiamo. Quindi quelli ci servono, quindi posiamo questi. Posiamo uno di questi. Ok. Andiamo a riparare. Ci costerà un occhio della testa. Ehi, sa.
1961 537 402. È stato uno sproposito. Ok. Ci vediamo. Ma ci è costato veramente veramente troppo, ragazzi. Sul serio. Quindi dormiamo fino alle 5. Salviamo. Ok. E sigarettina. Piccola pausetta, ci sta tutta. Allora, intanto fatemi vedere che mi sono arrivati un pochino di messaggi. Scusate, ho letto il messaggio. Ho letto un messaggio che mi era stato lasciato un pochino di qualche minuto fa, però no, non posso replicare né in live né in privato. Quindi c'era, qual era il tipo che dava una... me lo son perso, chi era? Era lui? No. No, non mi dire che non c'è più. Era lui. Aspetta, posso suonare la chitarra? Posso... dai! Voglio strimpellare. Allora, aspettate, prima salvo. Zio Yar! Ok, andiamo. Succhia sangue. L'ho fatto prima io. Ah, dai, devo avere una salsiccetta, devo mangiare una salsiccetta. Non devi stupirti in niente, questo è l'importante. Seguimi in silenzio, se non faremo tanto rumore finirà tutto liscio. Ok. Mangio un tozzo di pane. Con zombie? Ciao Carta! Buongiorno, sembra ben arrivato. Un villaggio tranquillo. Cerchiamo di non dare fastidio agli abitanti. È un villaggio di zombie. Ma perché se non ci sentono non ci sparano? Non conviene ucciderli prima? Che tranquillità, sembra un villaggio a vacanze. Forse se andiamo piano ci scambiamo per zombie. Io no, non mi fido tanto dello zio Yar, secondo me è un po' psicopatico. Ragazzi, è pieno di zombie. È proprio zeppo. Zio, ma sei sicuro di quello che stiamo facendo? Ci siamo quasi. Zio Yar. Zio, dove cavolo andiamo? Ma se sparo alla testa, zio Yar? Beh,
Vediamo se avevo ragione. Ma che... perché stiamo facendo questo? Sembra che la mia avessi ragione. Ammazziamo quei bastardi. Ok. Quello è andato, è rimasto solo quello. Ok. Lui ha il fucile da cecchino, però un pochino avvantaggiato. Eccoci. Ma perché le abbiamo uccisi? Capisco che tu abbia molte domande, la cosa mi sembra logica. Direi di fare quattro chiacchiere, io e te. Ok. Grazie per aver aiutato un povero vecchio. Prendi questo, se hai delle domande chiedi pure, ti risponderò come meglio posso. Ma si può sapere cosa è successo qui? Sono venuti dei tizi per uccidermi, sai, ero nascosto nei cespugli a farmi i fatti miei quando dal nulla è sbucata una squadra di mercenari. Il loro capo cianciava qualcosa nel suo PDA riguardo a un laboratorio centrale a Pripyat. Oh, un ordine urgente e via dicendo. A quel punto ho calpestato un dannato ramo, rivelando la mia presenza. Allora ho impugnato il fucile e ho tentato la fuga, ma sapevo che sarebbero venuti a prendermi. Ecco il prezzo che si paga a origliare oggigiorno. Perché non hai chiesto aiuto ai membri della Freedom? Che senso avrebbe fare incavolare i mercenari con la Freedom? Abbiamo già una guerra e ci è bastata. Questa è una faccenda personale, non è senso coinvolgerli, capisci? Ok, fai attenzione. Sì, andiamo insieme. Vabbè, dai, alla fine è andata bene. Entrare con le armi. L'importante è che sia andata bene. Allora, quello che possiamo fare, ragazzi, è salvare. Vedere quanti soldi abbiamo. 44.000. Allora, c'è un ripostiglio, ok, e andarci a vedere questi ripostigli. Ce n'è uno qua vicino. Perché magari troviamo una, cioè, ne dubito, però potremmo trovare una tuta. E ci risparmiamo tutti i soldi, e quei soldi li usiamo per fare altre modifiche. Anche se non mi ricordo se la tuta si poteva trovare all'interno dei nascondigli. Che c'è qualcos'altro. Ok. Che arma abbiamo trovato? Queste si vendono. Qua no, non si può sganciare niente, vero? No. Quindi questo ripostiglio l'abbiamo fatto. Ah, dannazione! Che scocciatura! Quanti sono? Ok. E... No, no, non conviene andare a quei due ripostigli. Stanno troppo lontani.
sprechiamo troppe risorse per andare a quei ripostigli. Torniamo nell'altra mappa. E vediamo un po' che cosa. Ti ascolto. Ti chiede per la quest l'ultimo tipo. Prendiamo queste cose e andiamo. Vieni. E ritorniamo nell'altra mappa. Vieni. Vieni. Ok. Ci dovrei vediamo. Posare un po' di proiettili. Questi, ok. Quelli, ok. Quindi poso questi. E questo mi serve. Questi me li porto dietro. Perfetto. Ci siamo. Dai che ce l'abbiamo quasi fatta. Siamo quasi pronti per partire. Era lui? No. Era lui. Ehi, Stalker, come va? Sì. Ok. Allora. Ah, cavolo, mi sa che non ho preso. Ah, mi sa che mi sono dimenticato di prendere i proiettili per il fucile a pompa. Cavolo. Puoi salire a bordo? Metti via quell'arma. Mi sa che mi sono dimenticato di prendere i proiettili per il fucile a pompa. Vabbè. Fa niente. Benvenuto. Che manufette ti servono? Gravi, occhio, conchiglia. Non ne ho. No, non ne ho nessuno. Se trovi qualche manufatto, fatti vivo. Vedremo che si può fare. Allora, il tipo dovrebbe stare. Qua? Credo. Salve. Beh, buona fortuna. Credo. Stava di sicuro in una nave. Cioè in un relitto di una nave. Non solo ricordare dove. Forse quella. Non ricordo se. Proviamo prima questa. È l'ultimo che ci serve per la spedizione. Ne abbiamo reclutati 2 su 3. Ci manca l'ultimo. Che è il pazzo, quello che spara alla porta ogni volta che tenti di entrare dentro. Però no, non mi ricordo dove sta. Mi sa che era questa, mi sa. Vecchia chiatta. Detta così suona malissimo. E mi sa che era quella. Dovrebbe essere questa qua. E vediamo se anche lui ha dei problemi con la tuta. Perché gli altri due avevano una quest secondaria per recuperare la tuta, no? Vediamo se anche lui ha dei problemi e lo reclutiamo. Ci prendiamo le armi dal deposito, armi e munizioni. O vi ammazzo tutti quanti! Ok. No, non era lui.
Non era lui? Ricordavo fosse lui. Invece non era lui. Ok, questo è un problema. Non era lui. Cavolo, è l'ultimo. Ricordavo fosse Noah. Perché ricordavo male. Andiamo a chiedere al tipo. Ero convintissimo fosse Noah. Vediamo. Ah, dai. L'ho aperta proprio male la porta. Vediamo un po'. Se non è Noah, chi è? L'ultimo. Che succede? Sapete, non mi ricordo chi cavolo era l'ultimo. Ero convintissimo fosse Noah. Non mi ricordo il discorso che avevamo fatto, che era un vecchio pazzo che sparava la gente. Saluto. Però... i mutanti nelle gallerie erano nani mutati. Ora sono nani mutati morti. Ok. Mi ha dato dei soldi. Ehi, fratello. После такого везде хорошо будет. В любой. Я тут вспомнил вот. Встречает сталкер своего старого друга. А тут помятый весь, фингал под глазом. Петя, что с тобой? Да, блин. Напали, побили, деньги отобрали. Con lui non posso parlare. Che si vede? Che cavolo era allora? Che succede? Niente. Deve essere. Beh, allora sta per forza dall'altra parte. Ehi, hey, Stalker, come va? Perché qua li abbiamo visti tutti. Bentornata, Tame! Ciao Nun! Buongiorno! Come la va? Tutto bene? Mi manca l'ultimo per andare a Pripyat. Ero convinto fosse Noah. E invece non lo è. Ma ero convintissimo.
Salve, ti ascolto. Ciao. Ehi, fratello. Quello dice solo ciao. Magpie? Non riusciva... Ok. Ok, quello no, non si vuole unire. No, non voglio rubargli la bevanda. Parla con il capo. A me interessa più che altro sparare. Benvenuto a bordo del nostro rompighiaccio. Niente. Se trovi qualche manufatto, deve essere qualcuno che... dalle parti di Jupiter. Ok. Molto bene. Ora ma mangiamo un pezzettino di pane. Salve. Qui non devo riparare nulla. Dovrei avere un po' di cure e un pochino di oggetti da parte. Più che altro volevo riprendere, però pochi colpi. Però questi ce li portiamo dopo quando cambiamo zona. Non mi ricordo. 4,72, 4,49. Questa mi sa che è quella modificata. Niente, dobbiamo trovare l'ultimo per la spedizione. Cavolo. Non Salve. So però chi. Ehi, fratello. Vi giuro, ragazzi, ero convintissimo che fosse Noah. Ma proprio convinto al 100%. Quanto la vende la 25.000? Ok, allora compriamola. Ok. Forse no, qua c'è solo quella dello zio Yar. Ok. Vediamo un po'. Knuckles. Queste sono quelle vecchie. Nitro. Devo trovare quelli. Tremor. Ok, quindi era dopo. Questo è ancora con Aul. Petrov. Nitro. Professore dovrebbe essere qua. Dovrebbe essere qua. Perché oggi è il 12, no? Questo è lo zio Yar. Dovrebbe essere qua. Tanek. Cavolo, possibile che non lo ho? Non ho il tipo che mi parla? No, non ci credo. Eccolo. È Zulu. Una bevuta, ok, beviamo.
Però non mi dice. Cavolo. Mi manca l'ultimo, ragazzi. Datemi un secondo, perché vi giuro non mi ricordo proprio chi fosse. Datemi un attimo. Non mi ricordo proprio il terzo. Vediamo un po'. Ciao Deb! Come la va? Tutto bene? Ah! Ok. Perfetto. Quindi ci mancava Strider. Ok. Quindi ci mancava Strider dall'altra parte. Trovato chi manca. Che se no avremmo girato all'infinito, ragazzi. Quindi prendiamoci questo con queste munizioni. Fucile a pompa modificato. Prendiamoci un po' di cure. Che altro ce le portiamo dietro? Prendiamoci questi. Posiamo la pistola. Posiamo i... No, anzi, questa ce la portiamo. La lasciamo dall'altra parte. Ci beviamo un goccettino di vodka. Ci mangiamo una salsiccetta. Ok. Ah, no, fatemi portare anche un po' di bende. Quante bende ho? Ok. Uff. Tutto bene, Deb. Non riuscivo a trovare l'ultimo che si doveva unire a noi, ma... lo stavo proprio... cercando da una parte proprio sbagliata. Mi ricordavo fosse un altro, invece no, non era lui. E quindi rip. Però adesso l'ho trovato. Metti via la tua arma. Ok. Quindi praticamente intanto possiamo tutta la roba qua. Che succede, fratello? Bella, bro. Quindi dobbiamo cercare Strider. Dovrebbe essere... Allora, posiamo questa. Posiamo questa. Posiamo questi. Intanto ci possiamo... Ci portiamo dietro quelli. Ci possiamo tutte queste cure per adesso. Ce ne portiamo dietro 5. Portiamo dietro 5. Portiamo dietro anche 5 di questi. Questi li possiamo tutti. E... 20 bende sono proprio troppe. Ok. Salva. Quindi, allora, bocchetto anomalo. Dovrebbe stare qua vicino, il tipo, vicino al complesso Volkov.
Dovrebbe star là vicino. Ты чё, мужик? Охренел? Это ж военная тайна. A meno che non sta qua. Però non, non mi sembra di averlo visto qua in giro. Troppo carico per la mia schiena. Quando sono tornato lì, ecco che l'ho visto. Un controllore proprio sopra il naso. Ma guarda, dipende se ti metti a fare tutte le quest. Sei stato di nuovo ferito. Certo che non perdi tempo, eh. Il prossimo ossa. Dipende se ti metti a fare tutte le quest secondarie, Dev, perché ce ne sono veramente tantissime. Sono veramente veramente tante. Però diciamo che ci stiamo avvicinando alla fine del gioco. Più che altro nella zona finale. Ah no no, è una... perché è un open world, però è una è un open world d'azione, è più un survival open world, guarda, se la voglio ammettere. Cavolo. Ok. Poi ci dovrebbe essere un altro nascondiglio. Qua davanti a me da qualche parte. Eccolo. Oh! Uscì la pompa. E quindi complesso... qua dietro. Ma guarda, no, non li ho mai giocati Metro. Mi sono divertito a vederli giocare, ma non credo di divertirmi a giocarli. Quindi no, non penso proprio di prenderlo Metro Exodus. Beh, l'ho trovato intrigante perché vabbè, è una scopiazzatura di Stalker, quindi è un po' intrigante. Sono molto belle le atmosfere. Però finisce un pochettino lì. Eppure questo tipo dovrebbe stare da queste parti. A meno che non partiamo in due. Però due non lo so se ce la facciamo. Forse lui? Beh, vediamo un attimo, magari è lui? Sei tu? Beh, parla! No. Non ne hai idea. Dove cavolo? Allora... dove diavolo sta? È morto. È possibile, Cesare? È possibile. Perché praticamente dovrebbe essere
un ponte tra il container warehouse e la A complex. Quindi ok, quindi dovrebbe stare su questa strada. Dovrebbe stare su questa strada. Brian non sia morto. Se è morto potrebbe essere un bel problema. Cavolo. A meno che non è in giro. Ah, mi sa che sono loro. Questi? Potresti venire qui. Dove andiamo allora? Mi sa che è lui. Eccolo! Dobbiamo trovare qualcuno. Cos'è successo? Non ci ricordiamo come siamo arrivati qui. Ricordo che facevamo parte di una squadra dei Monolith. Avevamo questo grande desiderio di raggiungere il centro della zona. È lì che si trova il monolite, è una meteora che ha portato germogli di una nuova vita da altri pianeti. Ricordo che avevamo raggiunto insieme la centrale di Chernobyl, poi immagini frammentate, ricordo una luce intensa, un gelo cosmico, una voce. Tutto era perfetto. Non ricordo cosa mi aveva ordinato di fare quella voce, così tanti anni della mia vita andati. E ai ragazzi è successa la stessa cosa, non sappiamo cosa fare. Ci serve un posto dove rifugiarci dalle missioni e dai mutanti, dico bene? Non è che conosci un posto del genere? Possiamo stare qui tutto il giorno, ma non ne cabe. Non lontano da qui si trova una base Staller, posso indicarvela sulla mappa. Non sono certo che erano carciofi, Strider. Non sono certo sia un posto sicuro. Mentre andavamo alla centrale di Chernobyl eravamo trattati con sospetto. Forse abbiamo ucciso degli Stalker. Sai come la gente tratta la nostra fazione? Probabilmente ci sparerebbero addosso. Puoi aiutarci? Potresti dire a quelli dell'accampamento degli Stalker che non siamo gli assassini? Potresti convincerli ad accettarci? Nessun problema, parlerò a loro la prossima volta che andrò alla base. Ok, perfetto. Quindi qua andiamo a parlare alla base di questi. Poi mi sa che dobbiamo ritornare da loro. Speriamo di no. Vabbè che non stanno lontanissimo. E lui è l'ultimo che ci manca. Io comunque ero convintissimo di Noah. Mi ricordavo proprio il discorso del pazzo Noah. E invece non era affatto Noah. Ah, dai ancora. Cioè, ce n'è un altro di questi? Vabbè. No, lo lascio in pace. A più tardi, Tame! Ok, credo. L'ho messa via la mia arma. Sto solo cercando. Di arrivare alla base. Per parlare con i tipi, reclutar l'ultimo. Uelà, Alicantos, buongiornissimo, ben arrivato. Come la va? Tutto bene? Che ci racconti di bello?
Ok, ci siamo. Ma perché si aprono al contrario queste porte? Oh, ma certo che sì. Io invece non ho solo sentito. Ci sono stato. Sono stato il primo a riuscire ad arrivare laggiù. È una specie di pioniere, se vogliamo. Là non ci sono né mutanti né dannate anomalie. È un posto tranquillo come un cimitero e pieno di manufatti. Ci sono stato pochi giorni fa per prendere un po' di sole. Forse con lui? Vuoi che te ci porti? Mi dispiace, ma quel posto è mio. Però non è neanche lui. No, non può essere. Niente. Ehi, fratello. Ci stiamo per andare. Sto cercando di reclutare l'ultimo che mi serve a Lycanthos e poi partiamo. Il tempo e denaro, inizia a parlare. E cosa ci fai? Ok, ho incontrato un gruppo di combattenti che vuole unirsi alla duty. Ok. Il problema è che io non posso fidarmi neanche di te. Oh, cavolo. Dannazione. Ah. Ok, abbiamo finito. Divertiti. E adesso? Forse quelli della Freedom. Amico, sono... Forse. Che succede, fratello? Beh, parla. Entra, amico, rilassati. Cavolo. Ciao Deb, grazie mille di essere passato, alla prossima. Niente. Buona fortuna. Non li posso. Ah. No. Cavolo. Mi sa che dobbiamo fare più quest per la Freedom. Per riuscire a sbloccarli. O più quest per la duty o più quest per la Freedom. Altrimenti no. Col fatto che loro non si fidano di me. Dannazione, questo non ci voleva. Questa non ci voleva proprio, ragazzi. Quindi dobbiamo riuscire a trovare qualcuno di loro che deve essere aiutato ancora in qualche modo. Fatti vivo di tanto in tanto. Noi l'abbiamo aiutato. Forse il medico. Ma il medico è della Freedom. Sei un po' pallido, amico. Che ne dici di un paio di iniezioni? Possibile che nessuno. Se gli chiedo qualcosa. Non ti sto mentendo di proposito, dannazione. Ti serve. Dobbiamo trovare il modo. Ti ascolto. Ehi, fratello. Ti ascolto. Di farceli amici. Salve, Storti.
Ci rivediamo prima o poi, Stalker. Quindi, se non posso... Вот послушайте, мужики. E allora si mette a suonare. Se non posso parlare con loro. Come butta? Un gruppo di succhiasangue nella palude. No, non adesso. Niente ragazzi, siamo un po'... Cioè ci manca l'ultimo da reclutare. Cioè potremmo partire senza l'ultimo. Però è molto 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 rischioso. Il fatto è che... apparentemente nessuno li vuole accogliere. Quindi che ci inventiamo? No, stavo pensando... Intanto scusa, mi stavano arrivando dei messaggi e stavo leggendo i messaggi. Ciao Noobs, buongiorno, ben arrivato. Stavo pensando che cosa ci potevamo inventare. L'unica altra cosa che possiamo fare... sono le missioni che ci sono rimaste in piedi. Come la va, Noobs? Tutto bene? Tipo, dovrebbe esserci quella di... Sono stato il primo a raggiungere l'Oasi, un posto primo di mutanti e anomalie. Ci sono solo pace e quiete dappertutto. E di manufatti se ne trovano in abbondanza. Puoi scegliere quello che ti piace e portarla a casa. Bugie, sono stato all'Oasi e non è affatto così. Dimmi come hai ucciso il controllore. Ascolta e impara, amico. Ascolta e impara. Sono andato al mio nascondiglio per recuperare il bottino. Una volta arrivato ho visto un controllore seduto sopra di esso. Così ho preso una grata di metallo da terra e l'ho usata come scudo mentre mi avvicinavo. Quando quella persona poco gentile si è resa conto di cosa stava succedendo, io avevo già scaricato mezzo caricatore in testa, proprio mentre iniziava a cercare di controllarmi. Gli ho dato l'ultima botta con il calcio del fucile. Fine della storia. Però... strano. Ciao Alicantos, grazie mille di essere passato. Questa cosa è un po' strana. Cioè quel tipo... è strano che ci ha fatto fare quel dialogo così. Beh, buona fortuna. Però non mi segna nient'altro. Cioè qua... altre missioni non ne ho. Cavolo. Con Loki? Uniformi della... ma la Freedom... no, non ci vuole... Che succede, fratello?
Non ci vuole. No, non li vuole. È lui butta? Loki, no? Sì. Ah. Niente. Buona fortuna. Dobbiamo fare delle missioni della Freedom. Però non so quali missioni fare perché in giro le abbiamo visto praticamente tutto. O ci siamo dimenticati delle missioni nell'altra mappa. Oppure forse è l'unica. Le missioni sull'altra mappa. Se no dobbiamo partire in due. Ti ascolto. Cioè in quattro invece che in cinque. Però mi dispiacerebbe. Cioè mi dispiacerebbe andare con uno in meno perché è molto 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 rischioso. E c'è il come rischio va? Di fare su serio. Insomma. Una bruttissima fine. Shulga, tenente colonnello permette la duty. Senka. Ah, è quello là che sta là dietro, l'ubriacone. A dopo. Quindi niente, dobbiamo fare missioni o per la duty o per i Freedom. Il problema è che non ne ho. Praticamente le abbiamo fatte tutte. Qua sopra non ne abbiamo nessuna. Le abbiamo qua a Pripyat, quella principale. Niente ragazzi, possiamo provare. Ad andare a Pripyat. Con poche persone. È l'unica cosa che mi viene in mente. Per forza. Cioè le alternative sono due. O torniamo nella prima zona e vediamo se ci sono quest che non abbiamo fatto. Oppure proviamo ad andare a Pripyat con meno gente. Facciamo così, dai, salviamo e proviamo ad andare. Magari ci riusciamo comunque. Allora. Ok, quindi di questo le munizioni ce l'ho. Fucile a pompa. Togli le munizioni per la pistola. Prendi le munizioni per il fucile a pompa. Non dovrei avere anche altri tipi? Eccoli. Perfetto. Pure no. Direi che stiamo bene così. Proviamo. Ok. Ok, siamo pronti. Dove facciamo una brutta fine? Non so se posso potenziare questa tuta in qualche modo. Si potrà potenziare? Direi di sì. Armatura più 10. Durabilità della tuta più 10. Recupero energia, protezione radiazioni. Qua che serve? Ah, lavoro di precisione. Allora dai, dammi anche recupero energetico. Perfetto. E andiamo ragazzi. Cioè, secondo me facciamo una brutta fine. Però non so proprio come fare a convincere quelli della duty o quelli della freedom. Yeah, no count. Yeah,
Perché dovremmo fare questi in più, ma non mi sembra di aver lasciato questi in giro. L'unica forse nella prima mappa non abbiamo parlato con tutti. Cioè, l'unica che mi manca è questa qua di quella che ci avevano detto trova Magpie, ma non. No, non saprei proprio dove cercarlo. Ma questo lo posso aprire? No. Che succede? Possiamo partire. Sei sicuro? Un altro paio di mani farebbero comodo. Sono sicuro, andiamo. Ehi, sono Trapper. Faremo una bruttissima fine. Ah, andiamo. Ecco fatto. Così va meglio. Faremo una bruttissima fine. Ci sono! Quadra! Sono sempre pronto. Ho un brutto presentimento. Siamo tutti pronti. Forza. Bene, si va. Perfetto, forza. Cavolo. Buona fortuna, ragazzi. Avrei dovuto cercare di prendere anche l'altro. Ho dei ripensamenti, ho molta paura. Beh, Ho molto paura ai bene. ripensamenti. Ciao Calcired, buongiorno, ben arrivato. Ho ripensamenti e terrore. Cavolo. Cos'è stato? Come la va, Calcired? Tutto bene? Con degli amici fidati al proprio fianco, si può affrontare anche questo posto. Ah, come mai? Spero no, nulla di grave. Preme il pulsante, fratello. Premo il pulsante. Ho premuto il pulsante. Beh, almeno potremo usare le tute protettive. Wow! Ok. Quelli sono sopravvissuti comunque. In fondo qui non è poi così male, credo. No, Oh, qui c'è un'anomalia. Vediamo se troviamo un modo per passare. eh? Cavolo, ci mancava l'anomalia. Io ti seguo. Forza, ho capito come passare. Ok. Dobbiamo salire sopra? Ah, no. Dobbiamo passare di qua. Ma dai, Calcired, che andrà benissimo. Devi essere positivo. Ok.
questo posto è bellissimo. Ah! Mi dispiace, calzi, Red. Ma quando ce l'hai l'esame? Cosa? No! Dannazione. Ne hanno ucciso uno. C'è qualcosa che non va. Cavolo. Venerdì? Vabbè, dai, almeno dalla prossima settimana. No, non ci pensi più. Niente. Oh cavolo. Abbiamo perso Zulu. Abbiamo perso Zulu, ragazzi. Vabbè. Vediamo se ce la facciamo senza Zulu. Cavolo. Mi è dispiaciuto tantissimo. Sono tutti morti. Ok. Anche qui c'è qualcosa che non va. Ti pareva? Ok. Oh no! Tutto momento per ricaricare l'altro! Ok. Beh, che io sia... è meraviglioso! Lo sapevo che non dovevamo venire qui. Oh. Lì c'è un'altra anomalia. Là. Un'altra anomalia. Vediamo. Se si va di qua, non si torna più indietro. Au! Ma non mi sparare! Ma che cavolo! Cioè! No, non c'era bisogno di spararmi. La porta non è alimentata. Mi ha sparato. Dritta mal. Ah. Se mi ha sparato col fucile a pompa. Ma perché mi ha sparato col fucile a pompa per uccidere i topini? Oh diavolo, a questo posto non vedo l'ora di andare. Mi sa che dobbiamo andare là sopra per alimentarla.
Ragazzi, ma non vi sparate a me, per favore. Ma non l'ho fatto uccidere io Zulu. È morto da solo. Cioè, mi è dispiaciuto tantissimo. Ma non riuscivo a reclutare l'ultimo. Ci abbiamo perso praticamente. La porta non è alimentata. Ma bene, il cancello è senza corrente. C'è stato un blackout. Dai, sicuramente da qua sopra. Le leve per attivare il tutto. Ehi, facciamo attenzione con quella cosa, chiaro? Non sono veramente riuscito a trovare l'ultimo. Avrei voluto. Cioè, l'ho trovato, ma non avevo fatto abbastanza quest. Che cavolo? Ma che diavolo? Oh! Dannazione! Ma chi sono quelli? E soprattutto da dove cavolo escono? Cioè, ok. Ma bene, il cancello è senza corrente. Vabbè, quello lo ucciderà lui. Dovrebbero esserci delle leve per attivare il tutto. Ehi, allora, salvo. Attenzione con quella cosa, chiaro? Cambio arma. Comparivano da qua. Eccoli. Ok. Ma quante cavolo di granate hanno? Ok. Sono morti tutti? Sembra di sì. Ah! Oh! Non riesco a credere. Ma che cavolo erano? Della monolith. Il pilotare sarà molto facile. Ma ce l'è un cavolo. Che arma è questa? È un TR. Ma invece questa qua che aveva addosso? Thunder. Per quello ce lo teniamo. Che non l'avevo mai visto. E lootiamo tutti questi cadaveri della monolith. Ma perché stavano tipo chiusi dentro i container? Cioè che... stavano tipo bloccati o venivano da qualche parte, non... Cioè venivano tipo da là. Stavano tipo qua dentro. Tipo qua. Forse erano... Si erano tipo... C'era stato un blackout e loro erano rimasti bloccati. Non lo so. Certo è strano. Cioè stavano chiusi qua dentro.
Eh sì, sono tutti nella monoli. Voilà, che cosa bizzarra. Vabbè. Con degli amici fidati al proprio fianco, si può affrontare anche questo posto. Sì, tranne che uno è morto. Però è andata così. Non si passa e non ci sono comandi. È stato un blackout. Qualcuno dovrà fare un salto nella sala di controllo per risolvere questo problema. Ok. Serve anche la sala di controllo. Che è quella là sopra. Che cavolo ci arriviamo là sopra? Da qua dentro? Un'altra anomalia. Vediamo. Da qua. Oh, pure. Pure. Se si va di qua, non si torna più indietro. Tranquillo, ci penso io. Voi non morite per l'anomalia. Io vado. Ok. Ok, attenzione, qui c'è qualcosa. Speriamo che porti in un posticino un po' più tranquillo. Ah, altre cure. Però ho quasi finito. Cioè. No, non so con chi stanno combattendo là sotto. Andiamo a vedere. Che sta succedendo qua? Ma dai, altri della Monolith. Cavolo. Ok. Wow. Ok. Dove stanno gli altri? Cavolo. Da un'altra. Dov'è? Sparato su un piede. Ok. Là dietro? Ah, cavolo. Ah. Ok. No, un altro? Ehi, hey, torna indietro, è pericoloso! Dove sta? Eccolo. Quelle porte laggiù si sono aperte. Andiamo da Perfetto. Quella parte. Restare qui è inutile. Questo è poco ma sicuro. Ah! Oh. Ok, cioè, ce l'abbiamo fatta. Oh. Mamma mia ragazzi, quanti erano? Veramente, veramente troppi. Ok.
Au. Ok, andiamo. Cerchiamo di uscire prima, Cesare. Cerchiamo di uscire. Ho una strana sensazione. E non di quella mente. Mancavano gli zombie. Cavolo. No, l'ho visto. Stava davanti a me. Eccolo. Ok. Wow, wow. Ok. Ah. Oh. Ma che scherziamo? Quanti cavolo... Quanta gente c'è qua sotto? Oh! Ce la facciamo? Sì. Dai, ancora no, non siamo diventati troppo pesanti. Ah, dannazione. Oh, morti tutti? Ah. Siamo rimasti in tre. Cioè, ce n'è morto uno solo. Ok. Ciao Paroz, buongiorno, ben arrivato. Allora, salsicce vodka ci serve, anzi, a proposito di vodka, dov'è? Dove cavolo? Eccole. Ok. Qui c'è solo salsicciotto. Nessuna cura. Munizioni. Antiradiazioni. Ok. Come la va, Paroz? Tutto bene? Eccola una cura. Perfetto. Damma via questi tunnel, ragazzi. Mamma mia.
Sei preoccupato per domani? Che succede domani? Ecco noi che intanto usciamo dalle fogne. Mettete giù le armi, subito! Non sparate, sono il tenente Sokolov, copilota di Stingray 4. Sono diretto alla posizione di emergenza B28. Ho delle informazioni per Kowalski, portatemi da lui. Conosci Kowalski? Chi sei? Che rapporti hai con il comandante? Sono il maggiore Dektyarev, USS. Sono qui per indagare sul fallimento dell'operazione Fairway. Lo sapevo. Siete tipi allegri voi altri, eh? Cosa pensi, che siamo qui per divertirci? Cos'è questa voglia di sparare? Qui siamo tutti dalla stessa parte. Io e il mio agente ne abbiamo viste di tutti i colori, credimi. Il suo agente? Lui è la sua agente, okay. Non il suo agente. Che, perché ha un agente? Gli trova lavori. Gli fa firmare contratti, gli trova lavori nella zona, non ho capito. Cioè, io il mio agente. Sono il maggiore Dektyarev dell'esercito americano. Sono autorizzato a indagare sul fallimento dell'operazione Fairway. Capisco, allora ascoltami bene, maggiore. L'operazione Fairway è precipitata insieme ai nostri elicotteri. Metà dei miei ragazzi ci hanno lasciato le penne e non abbiamo più ricevuto comunicazioni dal quartier generale. Voglio sapere perché la missione è fallita almeno quanto te. Qualche idea? Magari è l'agente assicurativo. La mia unica idea è che gli elicotteri siano stati abbattuti. Abbattuti da un'arma molto potente, su cui non sappiamo molto. I combattenti Monolith ne hanno usata una contro di noi durante il primo assalto alle centrali di Chernobyl. Ciao, in punta di piedi, buongiorno, ben arrivato. Voglio rubare una di quelle armi e indagare. Se vuoi prendere parte all'azione, avevo localizzato la squadra di Monolith e la squadra d'assalto. Aspetta il mio segnale per dare il via all'operazione. Che ne dici? Accetta a condizioni che tu mi fornisca tutte le informazioni che possiedi e che mi conceda completa libertà d'azione. Certo, maggiore, considerate le circostanze, non ho molta scelta. A proposito, vai dal tenente Kirillov? Lui ti fornirà un po' di equipaggiamento. Vuoi darmi altri dettagli su questa missione? Tu e la squadra d'assalto dovete procedere verso l'oggetto A17. Il capitano Tarasov vi indicherà i dettagli. Il bersaglio sono due ali dell'ospedale collegate da un passaggio. I combattenti Monolith sono al momento nell'ala ovest. Dovreste allestire un'imboscata nell'altra ala. Dovrebbero essere armati di fucile. Probabilmente è portato dal pazzo tra di loro. Ah? Lui chi è? Probabilmente il capo della squadra. Non l'ho capita questa. Dovrebbero essere armati di fucile. Probabilmente portato dal più pazzo tra di loro. Probabilmente il capo della squadra. I ragazzi l'hanno visto impartire un sermone ai combattenti. Letteralmente, sii prudente. Non sappiamo cosa aspettarci da uno come lui. Perché questi della Monolith venerano il grande monolito. Qual è la situazione a Pripyat? Più schifosa di così si muore. Pripyat brulica di un misto di fanatici Monolith e zombie.
Le missioni arrivano una dopo l'altra e ci sono sempre dei mutanti e delle anomalie da cui scappare. Benvenuto all'inferno. Bene. Come siamo messi ad attrezzature scorte? Ok. Vabbè, però l'importante è che siamo riusciti ad arrivare qua. Poi il resto. Quindi vediamo un po' dove trovare il nostro deposito per posare un po' di robetta. Deposito, 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 deposito. No, non c'è. No, sul serio. Di solito sta vicino al letto dove possiamo dormire. C'è uno di questi. Ah, eccolo. Volevo posare questo Thunder. E Bofur, bentornato. Ok, quindi possiamo queste. Posiamo queste. Che altro possiamo posare? Queste ci servono. Quello ci serve. Questa la possiamo posare. Questa la possiamo posare. Queste ce ne portiamo dietro 5. Queste ce ne portiamo dietro 5. Questo sarebbe da vendere. Questi ce ne portiamo dietro 5. Queste anche 5. У нас во взводе один был, так тот, как отмочит. Вот, например, che mi sta parlando dell'orecchio. Получает штабных. Okay. И запомните, очень часто после проверки боем... Uff! Incredibile, ce l'abbiamo fatta ad arrivare qua. На самом деле является беззащитной жопой. Oh! Granate a mano. Cioè, mi ha riempito di roba. Che armatura mi ha dato? Fantastica. Fantastica, ragazzi. Ok. Chissà se la possiamo potenziare un pochettino. Direi di sì. No? Oh, anche no. No. Perché non modifica, ripara soltanto lui. Cavolo. Fregatura. Che fregatura, ragazzi. Come butta? Alla prossima, mano. È uno dei sopravvissuti. Va bene, ragazzi, mi prendo 3 minutini di pausa e poi vediamo se continuare iniziando Pripyat oppure andiamo a sparare a qualcuno su PUBG. Non lo so, vediamo un attimino. Ci vediamo comunque sia tra pochissimo. Ma che forza, ragazzi!